come mangiamo qui, che il scopo è andare più di corpo. Dunque, dobbiamo rispettare il modo d'uso del tubo digerente, che deve far scendere i cibi dalla bocca fino all'ano. Questa discesa è sotto la responsabilità di diverse velocità dei cibi. Questo è il nuovo concetto, per dire, che ho proposto io da più di 30 anni. E dunque, in questo concetto, la rivoluzione alimentare, che era il primo libro, avete l'ultimo, perché la mia amica è francese, dunque ho trovato l'ultimo libro in francese che è rimasto a questo. Questo è l'ultimo uscito, che non parla solo del metodo Adaxi, ma che parla di tutto quello che sarebbe utile di fare quotidianamente, se è possibile, per rimanere in forma. Ho fatto un cronometro per fare tutto quello che c'è scritto, ci impegno 2 ore 40 ogni giorno. Alzare, andare fuori 2 ore 40 per fare il tutto. Tutto compreso, prima colazione, yoga, stretching, omma, e andare di corpo, ovviamente, questo è il primo. Allora, ovviamente non abbiamo il tempo, lo capisco. Basta provare la domenica, ad esempio. Poi si piace, si fa di più. Per ultimo, che è esaurito in Italia, adesso è uscito in Giappone a dicembre, e oggi ho avuto una mail dicendo che hanno venduto 71.000. Perché è diventato un best seller in Giapone. Mi ha venduto più.